siamo in conclusione, l'ultimo intervento breve del mio collega Ermanno Arcuri, che capirà certo la ristrettezza dei tempi, lui che è presidente anche dell'associazione La Città del Crati, che è parte integrante dell'organizzazione di questa giornata. Prego. Bene, grazie Rito. Io sono qui vicino a voi perché a me, io sulla scrivania, il sindaco lo sa, è un po' difficile. Io sono sempre con la telecamera oppure faccio i miei articoli. Quindi, dall'universo che diceva appunto il professore Rosalbino Turco, ritorniamo nella nostra bella scuola qui presente. Io sarò brevissimo perché, vista l'ora e anche le cose che ci aspettano dopo, poi dobbiamo far parlare il nostro graditissimo ospite, il professore appunto Emilio, perché io il libro l'ho letto, perché grazie al preside ho avuto la copia, quindi me lo sono letto, ho fatto un articolo, l'ho fatto girare, mi hanno chiamato da Venosa. C'era un professore, ma chiaro, dice, concordo tutto su quello che vi ha scritto dal professore. Io non la conoscevo, ho letto prima il libro e adesso ho avuto il piacere di conoscerla. Semplifico il tutto perché sennò dovrei allungarmi troppo. Perché intervengo? Intervengo perché la nostra associazione intercomunale da 23 anni svolge attività in tutti i paesi. Abbiamo fatto 653 manifestazioni, non sembra, ma l'età ormai ce l'abbiamo. E anche in Basilicata. Siamo venuti anche da voi e abbiamo fatto tante iniziative molto belle e per questo ringrazio il nostro onorevole di casa, veramente il nostro deputato appunto Mimmo Pappaterra, che a Mormanno c'ero a festeggiare con te, però noi l'abbiamo premiato e qui c'è la vicepresidente pure del parco, noi abbiamo premiato con l'Oscar la scultura del maestro Silvio Vigliaturo il 2019 il Parco Nazionale del Pollino. Un applauso al Parco Nazionale del Pollino, perché quello che ci hanno detto è verità. E in quell'occasione abbiamo premiato il presidente, che c'era in quell'occasione, c'era anche il sindaco di Matera, perché l'abbiamo fatto venire e abbiamo dato l'Oscar del personaggio del sud, perché non lo diamo a un personaggio delle varie regioni del sud, eccetera. Quindi questo è il legame, oltre che collaboriamo sempre a fare queste belle iniziative. Non la faccio più lunga perché sennò ovviamente dobbiamo tagliare tutto e io prego la nostra un applauso signore, a questa bella professoressa qua. No, una alla volta, gentilmente, e che insomma sta facendo questi lavori. E allora, vieni, stai dicendo a me, non ti prego, così prende già dimestichezze perché deve presentare anche altre attività che abbiamo detto. No? Allora, questo libro lo vorremmo dare al preside, nostro carissimo preside Raffaele Rigucci. Ecco qua, questo bello. Invece guardiamo verso la telecamera così ci prendi, vieni sempre vicino perché io non vengo bene alle fotografie eccetera, di solito metto anche il cappello, ecco qua, grazie preside, poi se ne prendiamo un altro velocemente così lo facciamo, lo diamo al professore prego, lo diamo qua, da qua, senza, vai così lo acceleriamo tutto quanto. Un altro libro lo diamo al nostro onorevole, prego Mimmo Pappaterra, vieni qua sempre per tante le camere che facciamo vedere. Il libro è stato scritto da un illustre concittadino, che questo è un vocabolario della lingua, sì, è il dottore Littera, che ieri signore ha fatto 50 anni di attività da medico, quindi un applauso al nostro concittadino che adesso è in quel di Bologna e quindi ovviamente non poteva essere qui con noi, ma arriverà per Pasqua. È un vocabolario del Uvisignaniso, onorevole, grazie a te. E un ultimo libro lo vorrei dare al maestro che ci ha deliziato con la zambogna, perché insomma lui è veramente una persona che di tradizione se ne intende veramente molto, molto. Grazie maestro, grazie di tutto, ecco qua. E pregherei questi altri libri qua, eccetera, anche quegli altri, e la presidente del Palio. Vedi così, devi consegnare al professore, all'autore, la nostra presidente del Palio di Bisignano. Buongiorno a tutti, io voglio dire all'autore del libro che io mi onoro di rappresentare il centro studi
il Palio, Centro Studi sulle Tradizioni Popolari. Quindi sono da 31 anni e oltre che operiamo sul territorio. Prego, prego Presidente, consegniamo al professore. Puoi portare lì. E abbiamo Dulcis in fundo, signori. Io quando arrivo io ti faccio qualche discorsetto alla fine, cerco di movimentare anche la cartella, sì, eccola qua, perché ci sono tutti i contenuti del maestro Rosario Turco, che facciamo un applauso, perché il maestro Rosario Turco è uno di quelli che se ne intende di arte. È il nostro direttore artistico, in effetti è lui il motore che ha fatto girare questo Palio, questo centro studi, da più di 30 anni. Sono dei particolari di alcuni quadri che ha realizzato il maestro. Grazie a tutti. Bene, l'abbiamo dato, bene, l'ultima consegna. Signora, io pregherei con suo marito di venire un attimino, perché così il preside, diamo alla signora questo riconoscimento che la nostra associazione, e prego, dove vieni Mario, perché questa è un'iniziativa che noi facciamo, il territorio si racconta in tour, andiamo in giro dappertutto a raccontare le nostre cose molto belle, e che ci sponsorizza questo amico che appunto del Corsini Ristorante, Mario Scura. Ecco qua, ecco preside, molto bella. Così siamo, vuoi dire un saluto? Ma proprio rapido, se no rapidi perché sennò non possiamo. Vabbè, fare, faccio non possiamo un saluto fare. A tutti i presenti, in modo particolare alle istituzioni, a tutti i relatori e in modo particolare agli studenti, che faccio gli auguri di essere sempre ottimisti appunto per il loro futuro. Auguri a tutti e ancora buon proseguimento. Grazie a lei. Grazie. Ecco, finisce. Allora. Andiamo avanti, concludiamo, non andiamo avanti. E concludiamo col professore Emilio Carucci, che è docente dell'Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale di Potenza, è autore del libro, di questo libro che oggi presentiamo, Quaderni di Filosofia Rurale, che ci ha dato lo spunto e la possibilità di parlare di tradizione, di cultura, di politica, dei territori, di prospettive future. Grazie professore Carucci, prego. Salve a tutti, quindi il mio nome è stato già fatto, quindi mi conoscete. Io ringrazio davvero di cuore tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa magnifica mattinata, una mattinata di grande cultura, guardate. Di cultura locale, perché tutti quanti, indistintamente tutti, abbiamo puntualizzato un aspetto molto importante, è vero onorevole, quello di valorizzare la nostra terra. Ogni contributo, sia letterario, sia oratorio, sia musicale, va in questo senso, ecco perché è una grande celebrazione. Ringrazio coloro che mi hanno invitato, mio fratello, il preside, il professor sì, il professor Turco, perché è l'unico con il quale ho preso contatti, il professor Stangati di prima, e devo dire che oggi veramente siamo in sintonia, professore, perché lì ho nominato due filosofi senza aver letto il mio libro. Vuol dire che già come intuizione lei ha capito Hegel e Aristotele, che io riprenderò. Complimenti. Perché sono stati ispiratori appunto di questo libro, poi spiegherò perché. E ringrazio Rosalbino per la gentilezza, la stima che mi ha naturalmente onorato, e tutti questi doni mi hanno confuso, ma io credo che non abbia meritato tanto. Guardate, io vi ho dato un piccolo libro, voi mi date tutte queste cose qui, insomma ci guadagno io, senza dubbio ci guadagno, e grazie davvero. Vorrei precisare un aspetto che è emerso molte volte in altre presentazioni. La copertina, guardate, la copertina. Beh, ci ho messo tempo per sceglierla. È una foto di Arioso, una frazione di Apriola, un comune sulla Maddalena, in alta montagna. È una ringhiera che è divelta, sta cadendo. La foto è di Luigi Luongo, un fotografo professionista, è un grande artista della fotografia, il quale mi ha concesso di pubblicare, ma prima ha voluto la lettura del manoscritto. E io ho tremato, ha detto,
mi onoro che questa copertina faccia da, appunto, da sfondo a questo libro, che lui l'ha apprezzato. Perché questa ringhiera di Werther mi ha colpito tantissimo? Ebbene, mi suggerisce Hegel, cioè Hegel mi ha suggerito la scelta della copertina, perché in Lineamenti di filosofia del diritto dice il filosofo che si può conoscere una cultura quando essa è giunta al termine. La nostra cultura rurale è giunta al suo termine. Ecco perché la ringhiera, da questo sperone di roccioso di Casa Antica, sta cadendo, ma non è ancora caduta. La testimonianza del mio libro va in questo senso, cioè sta a noi mantenerla ancora in bilico, perché non dobbiamo perdere la nostra identità. È vero, Rosalbino, cioè il tema di oggi, che abbiamo deciso insieme, è l'identità tra passato e futuro. Il passato lo possiamo ricordare, lo ricordo io nel mio libro, il passato dei nostri nonni e bisnonni e quelli prima ancora di loro. Il futuro mi sembra molto incerto, perché il futuro, guardate, rischia davvero di scivolare verso quell'ossessione del virtualismo digitale, davvero, senza più libri, senza più cultura, o meglio, con la cultura in un senso unico, quello del digitale. E dobbiamo cercare certamente di andare avanti, non possiamo fare almeno delle tecnologie spinte, eccetera, ma, come direbbe Carducci, quando spicchiamo il salto, il piede destro deve essere proiettato in avanti, ma il tallone del piede sinistro deve essere ben saldato al di là del fosso, altrimenti caschiamo nel fosso e difficilmente ci possiamo riprendere. Ebbene, parlavamo di identità. La definizione di identità è normale, che quella filosofica, quella psicologica, dice appunto questo, cioè una unicità, la percezione di una unicità distinta dalle altre. Sì, è una definizione certamente che è in linea con la filosofia, con la psicologia, ma non soddisfa la sociologia. Io questo l'ho scoperto in questa mia ricerca, durata 3 anni, e ho frequentato tutte le vecchiette e vecchietti possibili e immaginabili della mia terra. Pensate, zia Donata è ospite di Cosenza, perché la figlia sta a Cosenza, è lei che accudisce la figlia. L'INPS è rimasta sorpresa perché pensava ci fosse un imbroglio sotto, 108 anni. In questo libro c'è anche la testimonianza di zia Donata, io la ringrazio, è del mio paese d'origine, Gorgoglione, di Matera, quindi pensate un po' questo percorso. E mi ha detto un altro amico giornalista, forse hai fatto in tempo a creare questo archivio di dati, questo archivio antropologico, perché coloro che mi hanno raccontato queste storie, ormai non lo so se sono ancora viventi, zia Donata sì, ma 3 anni fa, considerando la pubblicazione relativa al 2020, non lo so se sono ancora in vita, erano tutte vecchiette dai 95 in su, quindi ecco perché penso che sia davvero un archivio prezioso, perché questa cultura è stata tramandata soltanto oralmente, non c'è niente di scritto, ma l'idea è partita soltanto da rintracciare con i miei ragazzi delle tradizioni, e poi parlando con queste vecchiette e vecchietti mi sono accorto di una cosa di straordinaria. I nostri nonni hanno espresso un'etica davvero sorprendente, un'estetica, come parlava prima, e la testimonianza è il maestro che ho invitato, maestro Pino Salamone. Hanno espresso una poetica, cioè, vede, perché la nostra civiltà rurale parte dall'assenza. Questi sono partiti dall'assenzialismo, cioè non avere niente, e quindi abbandonati dalle istituzioni. Le occupazioni delle terre di cui parlavamo prima, è vero, professore? Hanno cercato in tutti i modi di sopravvivere. Quindi, se parliamo di identità, l'identità sociale del mondo rurale deve essere colta diversamente,
deve essere declinata in un trinomio, secondo me. Naturalmente la conformità. Essa deve essere conforme, è stata conforme. L'uguaglianza, senz'altro, perché la società rurale è stata ugualitaria al suo interno, al contrario della società invece elitaria. Guardate, questo trinomio contrasta con la sua antitesi in maniera molto brusca, perché le società elitarie invece hanno espresso, a mio giudizio, difformità, certamente, ma anche disuguaglianza e diversità. Perché? La società rurale era legata a un sistema nomico ben saldo. Qualche antropologo forse l'ha capito male, mi perdoni per carità, ma ha capito male il fatto. E se quando leggerete il capitolo sul matrimonio, è stato criticato il fatto che i nostri nonni devono rispettare il rito. Naturalmente, pensate, la suocera si recava la mattina a casa della nuora e doveva constatare la macchiolina rossa sul lenzuolo. Insomma, è una cosa, cioè, guarda, cioè, come mai? La città rurale è immorale perché va a infrangere l'intimità coniugale, una delle intimità più sacre dell'uomo. Non è affatto vero, è l'esatto contrario. Sai perché è l'esatto contrario? Perché l'identità rurale era un'identità sociale, cioè come una unicità però inserita in un gruppo, in un insieme. E qui richiama Aristotele, perché se Aristotele nel primo libro della sua Politica dice chiama l'uomo zoon politikon, l'animale politico, e dice l'uomo non può rifiutare una comunità, non può dire basta a me stesso, non può rifiutare di stare in una città, perché altrimenti o è una belva, testuali parole del filosofo greco, o è un dio. Quindi l'identità è unicità legata all'insieme, e in questo io giustifico la cultura rurale. In che senso? Perché in questo sistema, guardate, la cultura è incarnata nell'identità, e l'identità è informata dalla cultura. Guardate, sono strettamente connessi i due concetti, è impossibile. Ma dove? Nella società rurale, signori, non nelle società elitarie, nelle società aristocratiche, secondo me. E quindi è chiaro che l'uomo rurale doveva necessariamente ubbidire a questo codice di leggi per identificarsi, altrimenti usciva fuori dalla comunità e perdeva la sua identità. Mi ha colpito molto la lettura di un libro di uno psicologo originario polacco ma naturalizzato britannico, Henry Touchfell, che parla appunto della società umana e delle categorie sociali. Lui fa l'esempio del bambino allo specchio, guardate, il bambino che gioca con la superficie riflettente. Quando il bambino si vede, sa che esiste. Quando il bambino si discosta da questa riflessione, scompare, non esiste più. E certo, il simbolismo di Touchfell è rivelatore del mio pensiero di prima, cioè la superficie speculare rappresenta la società. Quando io sono in sintonia con la società d'appartenenza, allora esisto, allora mi vedo, altrimenti scompaio. Per questo motivo dobbiamo giustificare tante di quelle tradizioni, chiamiamole tradizioni, che oggi possono sembrare sconvenienti, possono sembrare immorali addirittura. È l'esatto contrario, è un stretto codice morale. Un codice morale, signori, che io chiamo materialismo nomico. Non so se questo... Materialismo nomico, perché
la creazione nomica delle leggi alle quali l'individuo deve ubbidire risponde a un'esigenza materiale di sopravvivenza in un mondo abbandonato, come dicevo prima, da tutto il resto, dalle istituzioni, dalla natura, forse anche da Dio. Per paradosso, e qui veniamo alla religiosità e magia. No, per carità, sono credente, convinto, non c'è problema. Dico perché lasciato a se stesso, ha dovuto per forza sopravvivere creando questo sistema nomico. Invece nelle società elitarie era l'esatto contrario. L'identità era legata alla distinzione, cioè faccio più soldi, prendo più potere, naturalmente ricopro ruoli più importanti, mi distingo dagli altri. Guarda, è l'esatto contrario, proprio l'esatto contrario. E questo è il fascino per me della società rurale, una società che va rispettata, va ricordata, della quale dobbiamo perdere i connotati, perché la nostra identità. Io mi sono commosso molte volte davanti ai racconti che mi hanno fatto queste vecchiette e vecchietti, per tale motivo. Pensate, guardate, alle naturalmente falsità, io dico tali, che molte volte il mondo dell'intellettualità, anche giornalistica, ha preso. E Pino, per quanto riguarda l'estetica rurale, io non sono un musicologo, è vero, è vero. Però documentandomi, qualcuno nega ancora la musica che tu suoni, dicendo che non è musica, è soltanto un accordo così di pastori, ma non è affatto vero. Perché nel mio capito giustifico l'estetica rurale, perché se l'estetica è l'arte del bello e quindi deve promuovere il bello, perché quella musica non è degna di stare al fianco della musica da camera? Una musica invece che, ripeto, ha una estetica forse ancora più genuina, ancora più sentita, ancora più forte. E in poche parole, il libro è una rassegna, guardate, di notizie che sinceramente, ma io mi aspettavo di trovare. Guardate, c'è un'altra caratteristica che tu vai a scoprire in questa ricerca. La nostra società, e questo lo dice anche De Martino, il grande antropologo, è matriarcale. Nel rituale del matrimonio, ma risale a secoli fa, vado a scoprire che cosa. Gli sposi uscendo dalla chiesa, e quindi erano già sposati, felicemente coniugati, sacramentati dallo stesso prete, dovevano incontrare la mamma di lui, la quale aveva un piattino con dentro due sponsali, i cipollotti novelli, le cipolle quelle lunghe, quelle giovani, con un pizzico di sale, una goccia d'olio, qualche goccia d'olio e un pezzo di pane. Si avvicinava a lei, è un atteggiamento austero, serioso, quello era il vero matrimonio, guardate, io la leggo così. Diceva: figlia mia, devi essere dolce come la cipolla, giudiziosa come il sale e saporita come l'olio. Questo pane lo devi portare a casa, non lo devi togliere. Poi gli sposi mangiavano lo sponsale e il pane, e solo allora la suocera abbracciava la nuora e diceva: figlia mia, ben entrata in questa casa. Quindi, chi era che dava l'accesso alla casa? Chi è che poi presentava al sindaco la sposa per andare in giro per il paese? Perché il sindaco si poteva presentare la nuova coppia, la nuova famiglia neocostituita in questo paese? Lei, la nuora, non è matriarcato questo. Contrariamente alle altre tradizioni di altre parti d'Italia. E quindi io la leggo così, insomma. Posso sbagliarmi, ma non sono un antropologo, ma io la leggo così. Oppure, per esempio, in altri paesi c'è il rituale del dolcetto. La sposa novella, prima di entrare in casa, nella casa neo, diciamo, costituita, doveva schiacciare un dolcettino, quello fatto in casa, e la nuora diceva: figlia mia, bada che quando entri qua dentro devi essere dolce come il biscotto che hai schiacciato, devi portare gioia, serenità,
non acidità, insomma. E guardate, un rituale fortissimo, certamente, un rituale fortissimo, e tantissime altre cose. Abbiamo ricordato il rituale del maiale, è una cosa bellissima, quella rappresentava i viveri per tutto l'inverno, insomma. È chiaro che era una festa grandiosa. Quindi sono tanti gli spunti da cui a cui attingere. Guardate, è un libro veramente breve, perché a me non piacciono le cose lunghe, assolutamente no, perciò sarò brevissimo. Un libro breve, ma come ha detto un altro amico, che sarà due primi a leggerlo, è ricco di tanti spunti. Cioè è ricco di tanti spunti, perché guardate, ogni particolare richiama un altro particolare. E per questo motivo è un libro che merita anche degli approfondimenti. Io ripeto, non sono un antropologo, non lo sarò mai, ho fatto studi filosofici e quindi mi sono formato soprattutto agli studi filosofici di Napoli, però vado a scoprire queste cose e ve le ho volute raccontare perché, ripeto, perché rimanga ancora legata questa ringhiera saldamente allo Sperone. Non possiamo rimetterla a posto, ormai è divelta, ma possiamo nostalgicamente rivivere queste situazioni che sono state identitarie della nostra cultura. Una cultura straordinaria, una cultura dei cafoni, cafoni però non alla maniera dispregiativa del termine, alla maniera letteraria di Ignazio Silone, nel senso di braccianti, di senza terra, ma non per questo incivili, non per questo immorali, non per questo rozzi, non per questo non esteti di qualcosa. Il vasellame e la musica testimonia. Grazie per avermi ascoltato. Grazie a lei, professore. Certo, non c'è bisogno che io aggiunga altro, solo la parola per i ringraziamenti. Prego. Intanto grazie mille anche da parte mia per averci regalato così tanta cultura in così poco tempo. Si ringraziano le attività artigianali della ceramica, in particolare le ceramiche scuro, per la collaborazione e la mostra dei manufatti in terracotta. Si ringrazia la scuola di Liuteria De Bonis e l'associazione Liuteria di Bisignano. La sartoria Iaquinta Giuseppe per l'esposizione di abiti e la lavorazione dei manufatti sartoriali. Si ringrazia dunque il figlio Maurizio Iaquinta. Si ringrazia il Motel Kratos di Bisignano per il supporto ed il sostegno ad iniziative culturali come questa.